Buonasera. Buonasera Presidente, buonasera onorevoli senatori, Presidente del Consiglio. Ho apprezzato le comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte in vista del Vertice europeo. Non si tratta di parole di rito. L'Italia ha acquisito una centralità che da tempo non aveva nella politica europea. L'azione unitaria e decisa del nostro governo, forse energica, ha aperto un'evidente crepa nel muro del silenzio e di indifferenza che ha caratterizzato l'Europa in questi anni sulle vicende dei naufraghi e dei migranti. Se il governo italiano non fosse stato risoluto, il problema sarebbe ancora oggi soltanto italiano e non avremmo ottenuto la disponibilità all'accoglienza di altri paesi. La centralità italiana è stata annunciata dall'oggetto del mini vertice di domenica scorsa, del quale si è sostanzialmente discusso soltanto della bozza presentata dal nostro Presidente del Consiglio e non di altri temi di maggior comodo per alcuni partner, come i cosiddetti movimenti secondari. Fa un certo effetto la posizione dell'opposizione, che nella scorsa legislatura, quando era maggioranza, nulla ha avuto da dire sulle condotte, chiamiamole disinvolte, del governo Renzi. Non è un senatore 5 Stelle a muovere queste osservazioni. La stessa senatrice Bonino, infatti, ha ricordato per ben due volte, nel luglio del 17, ancora pochi giorni fa, che fu il governo Renzi, tra il 14 e il 16, propose che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia. La collega ha condivisibilmente parlato al riguardo di accordo scellerato. La Guardia Costiera italiana avrebbe dovuto coordinare i soccorsi e gli sbarchi sarebbero dovuti avvenire in Italia. In cambio, cito ancora la collega Bonino, l'Italia avrebbe dovuto godere di maggiore flessibilità in termini di bilancio. È una posizione politica che condivido. Si è detto spesso che negli ultimi anni gli sbarchi dal Nord Africa fossero in calo, ma non si è mai parlato del costo umano di questo successo, vantato dall'ex ministro Minniti. L'Algeria ha ricevuto 111 milioni di euro per il contrasto alla partenza dei migranti. Dall'aprile del 2017 sono state abbandonate nel deserto del Sahara più di 13.000 persone, tra cui tantissime donne e bambini. Recentissimamente è emerso il crudele trattamento cui sono stati sottoposti alcuni migranti trattenuti nei campi libici negli ultimi anni. Denutriti, picchiati, torturati, le donne stuprate. Se questo è il prezzo da pagare per far registrare un crollo degli sbarchi, non c'è certo da vantarsene. Nell'immobilismo ultraventennale, appena perturbato da questi orridi compromessi, era prevedibile che l'odierna risolutezza del governo non fosse ben vista da coloro che erano abituati a un agire felpato, diciamo irrilevante. Ancora, mai nessuno nel governo e nella maggioranza ha invocato l'arretramento della Guardia Costiera. Posso dire che i miei, e li conosco bene, di certo non vogliono arretrare, sapendo bene che se le motovedette sono opportunamente disposte nello scenario operativo, non solo le persone in difficoltà sono più tutelate, ma gli stessi equipaggi lavorano meglio e affrontano minori pericoli. Per quanto si tratti di scelte tattiche e operative, è chiaro che spetta alla politica nazionale ed europea assumersi tutte le responsabilità, poiché il complesso fenomeno formato dal soccorso in mare e dall'immigrazione non è ordinaria amministrazione. L'Italia non ha mai mancato di salvare e di soccorrere, ma quasi sempre è stata l'unica a intervenire. Non si sono quasi mai viste navi di altri paesi. La nostra Guardia Costiera ha svolto e svolge ancora oggi con onore una missione della quale dobbiamo andare fieri. E di questa era la notizia di un incontro tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, nel quale si è individuato un principio generale sulla base del caso della nave Lifeline. Superando il mortifero accordo di Dublino, si è deciso che i naufraghi della Lifeline, ancorché sbarcati nel porto maltese della Valletta, dovrebbero poi essere distribuiti tra i vari paesi dell'Unione. La disponibilità all'accoglienza è già arrivata da Francia, Portogallo e Malta, oltre che dal nostro paese, mentre si sta valutando ancora Spagna, Olanda e Germania. Indiscutibilmente si tratta di un successo del governo. Anche la Commissione europea ha osservato che non è giusto che sia solo un paese dell'Unione a ricevere tutte queste navi. Abbiamo compreso la posizione dell'Italia e noi diciamo finalmente. L'agenda europea
ha come priorità sia la questione della condivisione del soccorso, sia il superamento degli accordi di Dublino. La invito a concludere, senatore. Sto concludendo. Questi ultimi nacquero con una caratterizzazione emergenziale, come dice lei, Presidente del Consiglio. Oggi va superata. Il Ministro della Difesa Trenta, coerentemente con l'azione unitaria del Governo, ha affermato correttamente che la sponda sud è frontiera d'Europa e l'Unione ha dovere di farsi carico della vigilanza e dell'immigrazione. Voglio concludere soltanto dicendo questo, che tutti i Paesi dell'Unione dovranno assumersi le proprie responsabilità e certamente non aiuta la posizione di chiusura del cosiddetto gruppo di Visegrad. Agli egoismi, alle miopie e ai piccoli calcoli effimeri dovrebbero conseguire una rivalutazione circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di democraticità per la permanenza nell'Unione Europea. E i Paesi che non intendano condividere la responsabilità dell'accoglienza non dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti dell'Unione. Grazie.